Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo accanto alla statua di San Francesco d'Assisi, qui nel giardino dei frati minori cappuccini, proprio accanto all'ingresso del convento dei cappuccini. Oggi perché vogliamo leggervi uno stralcio di una lettera che Padre Pio scrive a Padre Agostino il 21 marzo del 1912. Ecco, riprendiamo dall'epistolario, il numero 1. Come ben sapete, l'epistolario è formato da 4 volumi, di cui il primo volume raccoglie tutte le lettere che Padre Pio e i suoi direttori spirituali, Padre Agostino e Padre Benedetto, si sono inviati. Non tutte, perché ecco, grazie ai curatori dell'epistolario sono riusciti a recuperare tante lettere, ma non tutte. In questa lettera del 1912, Padre Pio, lo ricordiamo, da 2 anni sacerdote, si trovava a Pietrelcina, ancora a casa. Questa strana malattia gli impediva di vivere in convento con tutti gli altri suoi confratelli. E lui scrive: sento in cuor mio un grande desiderio di dirvi tante cose, tutte di Gesù, ma non mi so esprimere, la vista non mi accompagna. E poi racconta: ieri, festività di San Giuseppe, ecco, qui dobbiamo anche sottolineare, era il 21 marzo 1912, i curatori dell'epistolario raccontano che probabilmente la lettera è stata iniziata il giorno 20 e fu terminata e quindi spedita proprio il giorno 21. E Dio solo sa quante dolcezze provai massime dopo la messa, tanto che le sento ancora in me. La testa e il cuore mi bruciavano, ma era un fuoco che mi faceva bene. La bocca sentiva tutta la dolcezza di quelle carni immacolate del Figlio di Dio. Oh, se in questo momento che sento quasi ancora tutto, mi riuscisse di seppellire sempre nel mio cuore queste consolazioni, certo sarei in un paradiso, racconta Padre Pio a Padre Agostino, che chiama Babbo carissimo. Quanto mi rende allegro Gesù, quanto è soave il suo spirito, ma io mi confondo e non riesco a fare altro se non che piangere e ripetere: Gesù cibo mio, Gesù cibo mio. Ciò che più mi affligge sì è che tanto amore di Gesù viene da me ripagato con tanta ingratitudine. Egli mi vuole sempre bene e mi stringe sempre più a sé. Ha dimenticato i miei peccati e si direbbe che si ricorda solo di quella sua grande misericordia. Ogni mattina viene da me e riversa nel mio povero cuore tutte le effusioni della sua bontà. Vorrei, se fosse il mio potere, lavare col mio sangue quei luoghi dove ho commesso tanti peccati, dove ho scandalizzato tante anime, ma viva sempre la misericordia di Gesù.